2003 al progetto di riqualificazione urbana e ambientale di tutta un'isola della Laguna di Venezia che si trova sulla bocca di Porto del Lido, che è l'isola di Sant'Erasmo. Non ve la faccio vedere in ordine, ve la faccio vedere a suggestioni in qualche modo, no? Cercando di cogliere del progetto queste chiavi di lettura di cui vi ho parlato fino adesso. E ci è stato chiesto, come penultimo stralcio del progetto, di lavorare a un depuratore. Un depuratore che sostanzialmente è un capannone industriale, un edificio tecnologico, una infrastruttura che in Italia viene considerata non certo terreno di progettazione dell'architettura. È risolta dagli studi di ingegneria, non per questo dicendo che non la risolvano in maniera tecnica, ma che non è mai considerata un'occasione. Bene. Questo depuratore si trovava nell'isola di Sant'Erasmo, un paesaggio, poi lo vedrete perché ci ritorno, delicatissimo, fatto di piccoli segni, di case rurali, di alcune fortificazioni austriache, fortificazioni che noi riusciamo a ritrovare facendo un viaggio sul suolo liquido della Laguna di Venezia, un viaggio che ci fa ripercorrere, diciamo, il modo in cui gli austriaci, non sto a raccontarvi tutta la storia, hanno preso possesso, misurandolo, del territorio della laguna quando sono arrivati dopo la caduta della Serenissima, e hanno costruito dei muri, anche i veneziani lo fecero prima, ma dei muri in terra e non in acqua, a differenza dei veneziani, di dimensioni generose. Muri che hanno perduto il loro uso, ma che sono rimasti ancora come materia. E questo ci piaceva, un segno forte che in qualche modo potesse essere rintracciato, ritrovato. E quando ci chiedono di disegnare un depuratore, disegniamo quattro muri dello spessore generoso di un metro, colorati in pasta di un cemento additivato rosso e disattivato, come se fosse necessario sottrarre materia, non quindi mettere un edificio, cioè un elemento che la proteggesse, ma permettere a questa materia di essere aggredita nella sua pasta dal paesaggio che stava intorno a questo progetto. E la sottrazione di materia è uno dei modi in cui noi lavoriamo con il colore, la pasta del cemento colorato, ma anche con il tempo, no? La possibilità di accordare l'edificio al paesaggio, sia esso naturale o, come in questo caso, o antropizzato all'interno di una città, no? È impossibile che l'architettura si metta in relazione con un contesto esistente senza mettersi in armonia con questo contesto. E noi pensiamo che uno dei modi per poter lavorare con il tessuto storico sia l'utilizzare materia che invecchia bene, cioè se noi vediamo un muro del Cinquecento in una delle nostre città senza intonaco, non ci dà noia, perché vediamo la ricchissima tessitura dei mattoni che l'hanno costruito. Quello che ci dà noia è vedere il bimattone con l'intonaco scrostato di fronte, perché vediamo la povertà di quella materia con cui era costruito.